Certo, si spera che non faccia una performance No, io penso anche brutta come ieri, qua. avendolo sentito, Ma anche una guarda gran che voglia arrivare a di 10 ai reagire, mondiali. complicatissimo, lo so, non è facile. Poi aspetta, nei 10 con il livello di adesso, noi l'abbiamo visto anche nei Grand Prix, un livello pazzesco. Esatto. Mentre se ne mandano due, il risultato di tutti e due va nel conteggio e poi bisogna vedere, insomma. Andando a rivedere per esempio la classifica dei 10 al mondiale dell'anno passato, rimaneva fuori da questi 10 per esempio Takahiko Kozuka, che con la stagione che sta facendo mi sembra difficile possa rimanere fuori, Kozuka non per è neanche dire. convocato al mondiale. Oddio, giusto. Io Bene, allora sbagliato. meglio, non ce Sai, non è che gli l'abbiamo. altri tre giapponesi siano proprio da buttare, come dire. L'anno scorso loro avevano già, ovviamente erano anche saliti sul podio, ti ricordi le lacrime di Yuzuru Hanyu sul podio, incredibile. Ah giusto, non c'è il mondiale No, Kozuka. Che entra Mura. quest'anno tra l'altro hanno fatto tutti. C'è stata una gara nella gara veramente in quel campionato nazionale. Bel triplo Axel. Triplo Tolup, bene. Triplo Lutz. Doppio Axel, quello che forse voleva essere il secondo tentativo di triplo Axel. Doppio il flip. Ai ai ai. Doppio anche il loop. Stiamo perdendo un po' di equilibrio. Triplo Salkov.
Javier Raya ha scelto per questo suo free skating la musica di Elton John. Javier Raya, che è il secondo spagnolo in gara, ovviamente poi sarà tutta l'attesa per Javier Fernandez, che è in seconda posizione. Per lui invece la partenza per quanto riguarda lo short è della 19ª posizione con 54 e 21. Sì, era partito bene questo libero, poi a metà si è un po' perso, sembrava molto stanco dalla metà in poi, due salti aperti proprio circa a metà programma, il doppio flip, il doppio loop, dovevano essere tripli ovviamente tutti e due, e poi si è ripreso con un triplo salto, fu un doppio axel finale, però anche la velocità proprio sulla fine appariva un po' stanco, ecco, parecchio stanco. Ricordiamo che fino a questo momento c'è Peter Liebers al comando, che nello short aveva la 17ª posizione, mentre ha fatto ovviamente il primo free skating fino a questo momento. Con Javier Raya si va a concludere proprio questo primo blocco con i due gruppi che abbiamo visto finora. Lo ricordiamo, i partecipanti in totale sono 22, essendosi ritirato Pavel Kaska dopo già il ritiro di Pluscenko. E stiamo proprio riguardando intanto i replay che riguardano Javier Raya. Vediamo l'ingresso del loop, era decisamente troppo sbilanciato in avanti. Ed eccolo inquadrato Javier Raya, 21 anni. Lui ha già partecipato agli europei, non ha potuto partecipare a quelli dell'anno scorso, ma aveva partecipato precedentemente nel 2011, ottenendo la 19ª posizione. E qui il suo punteggio lo vedete, 115,37 per quello che riguarda il free skating, il tecnico di 57,21, un totale per Javier Raya che lo porta in quinta posizione con 169,58. Noi andiamo allora a fare il riepilogo prima di dare la linea a Torino per la pubblicità e per Perle di Sport, le Perle di Sport che vi tengono compagnia durante il rifacimento del ghiaccio. La situazione è sempre con Peter Liebers al comando, l'atleta tedesco con 187,96, poi Pavel Ignatenko che ha fatto davvero un bel libero il suo e ha ottenuto 171,18, e poi Alexei Bicenko con 171,12 e attualmente in terza posizione. Allora noi diamo subito la linea a Torino, ma vi ricordiamo di tornare in diretta con noi subito dopo Perle di Sport. Pubblicità, Perle di Sport, e poi ci ritroviamo qui da Zagabria. A più tardi.